Fabio Laureti, presidente dell'Amatori Podistica Terni. Intanto questi lunedì in cui si cammina sotto le stelle sono un successo ormai da più di un anno, giusto? Sì. In modo particolare però la serata come questa, una serata come questa. Beh sì, noi abbiamo iniziato il 24 giugno del 2013, cioè la prima occasione era stata 15 giorni prima, proprio quando al sede dell'Amatori Podistica Terni c'era stato un furto. Allora l'abbiamo chiamata corsa e camminata per l'amatori e diciamo, il socio ha pagato una quota diciamo, per cercare di reintegrare insomma, quello che vi era stato tolto. Poi dopo dal 24 giugno l'abbiamo aperto a tutti i gruppi podistici e di fatto diciamo, la prima occasione eravamo in 12 di tutti i gruppi podistici di Terni. Poi mano a mano, lunedì di lunedì, siamo sempre cresciuti in più con il Facebook, con questi mezzi insomma, di comunicazione, la passaparola. E siamo arrivati l'anno scorso ad essere anche 300. Quest'anno abbiamo ripreso, nonostante i mesi invernali, solo in tre settimane è stato sospeso il Run and Walk by Night, a cavallo da gennaio e febbraio. Abbiamo ripreso in estate, quest'anno insomma, e le presenze sono state veramente tante. Abbiamo fatto per il 2 agosto la strage di Bologna, una camminata e corsa commemorativa di quell'evento, di quel tragico evento. E abbiamo pensato successivamente di fare proprio qualcosa diciamo, come manifestazione coorganizzata con il Comune di Terni e con due temi importanti, quella per il lavoro, di cui insomma Terni sappiamo, ma non solo Terni, le difficoltà e la crisi insomma in maniera abbastanza così pesante, soprattutto all'acciaieria, e poi per la ricerca medica, grazie alla Fondazione Umberto Veronesi, delegazione di Terni, hanno collaborato a questa iniziativa. Questa sera noi avevamo un obiettivo, l'obiettivo dei 1000, la carica dei 1000. Il dato ufficiale è 1030 iscritti partecipanti a questo raduno. Penso che sia la stracittadina più partecipata insomma, di Terni sicuramente, ma probabilmente anche in Italia. Insomma, possiamo diciamo una delle più partecipate sicuramente. E voi ve lo aspettavate un successo simile? Beh, devo essere sincero, quando noi dicevamo 1000... chiaramente ci speravate, però. Certo, per noi era un obiettivo quasi irraggiungibile, però contavamo insomma intorno alle 700-800 persone di raggiungerle. Invece effettivamente Terni ha risposto bene, perché Terni si è sollecitata in maniera insomma giusta, opportuna, su dei temi importanti, alla fine risponde. Quindi 1030 partecipanti, 1030 iscritti. Sì. 1030. Ecco, e diciamo anche quindi che tutto quanto è stato raccolto verrà devoluto alla Fondazione Veronesi, giusto? Sì, assolutamente sì. I 5 euro che ogni partecipante ha versato verranno girati completamente alla Fondazione Veronesi per la ricerca medica. Quindi è proprio una manifestazione che benefica. È opera dei volontari dell'Amatori Podistica Terni. E io a questo punto vorrei proprio ringraziare i volontari dell'Amatori Podistica Terni, i partecipanti, soprattutto di tutti i gruppi sportivi podistici del Ternano, che hanno risposto alla grande, come fanno in ogni occasione. E poi tanti cittadini semplici, perché questa è una manifestazione aperta a tutti quanti. Ecco, ma c'è un percorso prestabilito? Voi seguite un percorso prestabilito il lunedì sera? Sì, c'è un percorso che è da quando è nato, dal 24 giugno. Ovvero sì, attraversa la città di Terni, il centro? Sì, attraversa Corso Tacito, Piazza Valnerina, poi si va verso Viale Eugenio Chiesa, si discende in pista ciclabile in via Bramante, poi si attraversa zona Fiori e si ritorna per piazza Dalmazia verso la Passeggiata. Ecco, perché la partenza avviene sempre da qui? Allora, la partenza in questa occasione abbiamo chiesto qui al campo scuola. Al campo scuola, se no davanti al cancello del campo scuola, quindi questa occasione, ecco, grazie al Comune di Terni che ci ha lasciato la struttura, il campo scuola e le docce aperte, insomma. L'assessorato allo sport è stato molto collaborativo e soprattutto anche l'assessorato alla mobilità con i vigili urbani che sono dislocati lungo il percorso. E che assicurano la sicurezza, ovviamente. Sì, la sicurezza. Ecco, il lunedì si ricomincia di nuovo, no? Il lunedì assolutamente sì, senza alla fine. Magari non sarete 1000, però. Non saremo 1000, saremo i 100-150 solidi, però continueremo sempre, perché ormai il lunedì a Terni si corre e si cammina, per la salute e per lo sport. Grazie Laureti. Grazie.